Premio, tieni premuto sto. Sì, vabbè, lo so. Quella puttana. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono FaviJ. Oggi siamo su Outlast, raga. È uscito dopo secoli. Cioè, questo ragazzi, allora, vi spiego. È il videogame che sto aspettando da mesi. Credo che sia uno degli horror più attesi dell'anno. Addirittura più di Amnesia al secondo capitolo. Che sto aspettando anche quello. Però questo qui, Outlast, credo sia uno degli horror più attesi proprio dell'anno in generale. Dopo secoli è uscito e quindi direi che possiamo iniziare. Avevo comunque visto il trailer di Outlast, però non ho ben presente se quelle erano delle scene di gioco vero o era solo un trailer. Comunque vabbè, era stupendo, una cosa assurda. Non mi ricordo dove ho messo il defibrillatore, ma vabbè. Cioè, sto guidando, ragazzi, ci siamo. Voglio Radio 105! Dov'è tutto esaurito, maledizione? Raga, stiamo andando da qualche parte. Ok, perfetto, c'è un castello, fantastico. E qualcosa mi dice che passeremo la notte lì dentro. E qualcosa mi dice che non è la scelta giusta. Però lo stiamo facendo lo stesso. Non chiediamoci il perché. Cioè, allora, la macchina funziona. È il primo horror che vedo che... Cos'è? Mount Massive Asylum. Asylum significa manicomio, credo. Non vorrei fare un fail. Però vabbè, ci siamo ragazzi. C'è qualcuno? Portinaio? Casellante? Mi fa passare, sono FaviJ. C'ho la tessera. C'ho la tessera FaviJ. Non funziona, vero? Ah, prendiamo le chiavi. Raga, la macchina è qui comunque. Nel caso possiamo buttarci fuori dalla finestra e scappare. Cosa che non si può fare. 17 settembre 2013. Ma non siamo ancora al 17 settembre. È un gioco del futuro. Fantastico. Non mi conosci. Piacere FaviJ, non c'è problema. Possiamo porre rimedio. Devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica Murkoff di Mount Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza. Ma non me ne frega un cazzo. Ah, faccelo cazzo. Per me quelli possono tutti andare a fare in culo. E poi dicono che sono volgare io. Vabbè, lì dentro succedono delle cose orribili. Non riesco a capire, anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre, quelli di Murkoff fanno i soldi. Devono saperlo tutti. Ok. C'è una... Ah, prendiamo le pile in stile Slender e la videocamera, ragazzi. Fantastico, sarà epico. Adesso giriamo un nuovo film, Esp 3. By FaviJ. No, Dio mio, ragazzi, ma che grafica c'ha? Cioè, io pensavo seriamente che quello fosse un trailer. Ma la grafica è questa. Che roba è questa? Ma è un film. Io giuro, ragazzi, devo trovare il defibrillatore assolutamente, perché qua finisce male, lo so. Ok, ci siamo, stiamo uscendo. Bene, direi che ci siamo, ragazzi, posso muovermi. C'è una telecamera di sicurezza, cazzo. Faccio tipo Solid Snake alla stealth. Ok, non ci ha visti, ma ho mancato la porta. Fantastico. Cos'è, un computer? Facebook? Posso loggare? Penso che nel manicomio qualcuno controlli la posta su Facebook, quindi ci penserò dopo. E permesso? Sono citofono. Per aprire con un colpo una porta, premi il pulsante sinistro del mouse. Ok, per aprirla lentamente non ho letto, ma non importa. Ah, devo... Ok, devo trascinare, perfetto. Per sollevare la videocamera, premi il pulsante destro. Sì, questo c'era arrivato. Vabbè, in poche parole, per sollevare le note devo far così. Cioè, devo inquadrare gli oggetti, va benissimo così. Tra l'altro è pieno di macchine qua fuori, quindi posso scappare. Ricordiamoci solo dove è l'entrata. Aspettate che sono al citofono. Suona, maledetto stronzo, raga, non risponde nessuno al citofono. Penserà che siamo i testimoni di Geo, ma non è così. Sfonda la porta, maledetto. Vabbè, allora facciamo così. Io prendo un camion e ci sfondo la finestra di prepotenza, perché così almeno siamo sicuri che entriamo. Mi sa che c'è una porta sul retro tipo questa. Sì, infatti. Facciamo come i cani, entriamo così. Potevo entrare dalla porticina del cane. Se mi mettevate le crocchette lo facevo subito. Quando la videocamera è accesa puoi ingrandire o ridurre la visuale con mouse su e mouse giù. Ah, che figo, non lo sapevo. Ragazzi, posso fare le inquadrature HD 3D High Definition. Boh, entriamo, dai, perché sennò stiamo troppo fuori. E fa freddo! Non si aprono le porte, raga, come cazzo entro? Non si può entrare. Allora, io mi devo inventare qualcosa per entrare, perché non si può entrare. Il mio istinto di Assassin's Creed mi sta chiamando. Ragazzi, so come fare. Ho capito tutto. Vabbè, allora io voglio soltanto sapere una cosa. Mi sa bene che ho trovato quella nota che mi dice che fanno degli esperimenti e va bene. Però perché io devo andare? Perché proprio io devo andare a controllare sti posti? Non può farlo qualcun altro, non devo andare io. E devo improvvisarmi anche Ezio Auditore, se no non va bene. Vabbè, siamo dentro quasi. Sì, raga.
Ok, non è l'accoglienza che mi aspettavo. Bene così. Per attivare gli infrarossi, premi F. Ricordati che gli infrarossi consumano batterie. Usali con criterio. Alla Sprinter Cell, ragazzi, si vede al buio. Fantastico. Non si vede una mazza se non uso gli infrarossi. Bene così. Vabbè, usciamo di qua. Tanto qua c'è luce. Tieni premuto. No, non faccio il tempo a leggere, ragazzi. Io non leggo nei videogiochi. Io non ho mai giocato un videogame con questa atmosfera. Cioè, vi giuro. Mi scusi, fratello, devo andare. E mi chiamano. Sì, ma frate, bastava dirlo e me ne andavo, eh. Cioè, non c'è bisogno di farmi spaventare così. Grazie mille. Apriamo la porta, via di qui, grazie. Raga, vi giuro, il trailer non era una cinematica. Il gioco è veramente così. Non ci posso credere che c'ha sta grafica. Per attraversare una strettoia, muoviti verso di essa, ok. Va bene, si è acceso un televisore. Oh, chiazze di sangue. Raga, usate gli assorbenti, per favore. Boh, noi andiamo avanti. C'è un allarme antincendio, io già lo premerei. Chi cazzo ha aperto una porta? Ragazzi, ho sentito una porta aprirsi e non ero io. Che? Cos'è? Ragazzi, sta gocciolando qualcosa dal soffitto. Sento rumori molesti. Non mi sta piacendo. Apri sta porta, che ti prego. È di vetro, tira un calcio, maledetto. Vabbè, non fa niente, raga. Andiamo avanti di qua. Penso che io mi debba filare nei condotti alla Solid Snake. Per favore, lavati le mani. Guarda, lo farei, ma quelli di fuori non se le sono lavate, vedo. Comunque, dov'è la Nutella, maledetto frigo? Non c'è la Nutella, ragazzi, non c'è la Nutella. Andiamo avanti di qua. Sto gioco lo sto amando. Sto amando sangue che gocciola dal soffitto. Per raggiungere il condotto di stazione premi spazio. Sì, va bene, lo avevo intuito. Ora, raga, adesso mi deve chiamare il colonnello, tipo Solid Snake. Posso usare la telecamera qui? Sì, perché se no non vedo niente. Perfetto, raga, stiamo nei condotti. No, vabbè, questo lo dovevo... Raga, dovevo farlo. Perdonatemi, ma dovevo farlo. Che cazzo è quello? Bene, allora, nel caso incontri qualcuno, penso che mi conoscano, sono FaviJ. Faccio video su YouTube. C'è qualcuno, raga, c'è qualcuno che corre, lo vedo, lo sto vedendo e non mi sta piacendo. E perché sto andando avanti con la videocamera? Tanto ci vedo. C'è qualcuno di qua. Apri sta porta. Raga, sono tutte chiuse queste porte, non ce n'è una che si apre, va bene. Premio, tieni premuto. Sì, vabbè, lo so. Quella puttana, che cazzo è successo? Ragazzi, No, questa non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta un cazzo. Bene, c'è qualcuno di appeso lì. C'è qualcuno di appeso? No, questa se la sono studiata. Questa era veramente bella. Perfetto, abbiamo capito che non si scherza su sto gioco. Buongiorno. Senti, non so se eri tu quello di prima attaccato al muro, ma non sei bello. Ragazzi, è successo qualcosa di fantastico. Perché c'è il tempo sulla telecamera? Mi si stanno scaricando pure le pile della videocamera, maledizione. Sono FaviJ, fermo. Fermo, sono un essere umano. You can't fight them. You have to hide. Hai uno spuntone nel collo, non so se te ne sei accorto. Ti tirerei fuori, però sei brutto. Ragazzi, io me ne vado. Ci sono delle teste. Ragazzi, via. Basta, ho visto abbastanza. Fuori di qui. Come cazzo si esce? Chi cazzo è? Qualcuno è entrato qui dentro. Non ho idea di chi sia. Ma è entrato qui dentro e io ci sto pure entrando. No, è chiusa la porta, meno male. No, perché io ci entro anche, giustamente. Ragazzi, siamo... Che cazzo è? Io non capisco sto gioco dove mi vuol portare, ma non mi piace la situazione. C'è un'altra porta, apriamo. C'è mica nessuno qui, cos'è questo? Batteria. Bene, bene, bene così. Ok, allora, nel caso vi venga in mente di fuggire da sto posto tirando lo sciacquone del cesso, ricordatevi che rimane otturato. Mi metto a correre tipo Heidi in mezzo alle colline. Vabbè, passiamo di qua. Little fake. Porca puttana, via di qui. Che cazzo è successo? Che cazzo è quello? No, allora, raga, noi dobbiamo mettere in chiaro due cose. Non mi può spuntare la gente così, no. Chi sei? Salve. Sei della confraternita oscura di Skyrim. Ti ho riconosciuto? Perché io sono entrato in un manicomio abbandonato? Perché? Perché? Mio Dio santissimo, dove siamo? Ci stiamo alzando. Dove è andato il tizio di prima? Proclaim the gospel. Non so cosa vuol dire, ragazzi, ma c'è un tizio a terra che non ha più lo stomaco. Questo succede se bevete troppo in discoteca. Lei è dell'Umbrella Corporation?
Deduco di no. Comunque, ragazzi, stiamo... non ho idea di... No, è tutto chiuso, ovviamente. Non... là è pieno di computer accesi. Che spreco di energia, maledizione. C'è un tizio. Che cazzo ci fa? È sveglio! È sveglio! Che cazzo fa? Raga, c'è un tizio! Zio, sono FamiJ! Girati! Ragazzi, c'è un tizio con gli spasmi laggiù, però non posso raggiungerlo. Cioè, devo... Non è che si apre sta porta. No, non si apre. Come... Come teme... Non ci avevo neanche provato, ma lo sapevo. Cioè, era obbligo... Era... Cioè, era d'obbligo che non si aprisse. Comunque, volevo dirvi che praticamente sta prima parte era quella del trailer. Però lo spavento, giuro che non me lo ricordavo neanche, quindi non... Vabbè, raga, tra tutta la gente che c'è qui dentro non sono riuscito ancora a incontrare nessuno. Ma sinceramente neanche ci tengo. Mio Dio, quanto sei bello. Ragazzi, questo è veramente un figo. Permesso? Qualcuno è mestruato nel cesso? Whiteness. Bene, basta che non ti alzi. Quando si dice che vomiti l'intestino quando bevi troppo, questo l'ho preso troppo alla lettera. Va bene, nel cesso non c'è niente. La gente continua a tentare di scaricarsi. È bellissimo. Vuoi una mano, zio? Sei rimasto incastrato, non te la do. Raga, stiamo scendendo nell'assurdo. Vabbè, andiamo avanti. Sta diventando... Security, ti serve una chiave elettronica per aprire la porta. Va bene, poi la cerco. Ci sarebbe il vetro, ma non fa niente. Noi siamo... non siamo vandali e non rompiamo le cose. Andiamo avanti. Non credo che l'ascensore... Ok, invece funziona a modo suo. Bene così. Siamo in un manicomio, ma ci vogliono canzoni da manicomio. Zio, ce l'hai la chiave tu? No, perfetto. Tipo canzoni da manicomio. Noi puffi, siamo così. Si è aperta sta porta. Ah, non l'avevo vista. Bene così. Raga, devo trovare... Allora, qua... deve essere qua la chiave per forza, perché non ho cercato ovunque. Ragazzi, sto trovando di tutto, ma non sto trovando la chiave magnetica, che è quella che effettivamente mi interessa. Per sbirciare tieni premuto Q o E. Ah, facciamo i fighi, tipo... Ah, di qua siamo dall'altro... Ragazzi, ci siamo! Ci siamo! Zio, sono qui, sono FamiJ. Calmo. Sei l'unica persona viva e calma che ho conosciuto fino adesso. Come ti chiami? Ah, tu sei Spencer, piacere, sono FamiJ. Ma te la lavi la faccia la mattina? No, vabbè, ragazzi, andiamo via di qui perché non mi piace vedere sta gente qui. Poi rimetti a posto il vaso. Buongiorno, state guardando la TV? Cosa c'è? Ah, How I Met Your Mother, l'ho vista sta puntata. Sentite ragazzi, ci avete mica... non lo so, c'hai da accendere? Vai, vuoi una siga? Zio, come stai? Sei un figo. Ragazzi, sono tutti modelli qui, modelli di Abercrombie. Tu perché piangi? No, aspetti, consolo io. Allora, devi guardarti troppo il mio video di Cat Mario. Ti fa sbellicare, ti giuro. Senti, vabbè, io vi riprendo, raga. Ragazzi, ci siete, che poi lo mando, via! Italia 1! Non è piaciuto? Va bene. Raga, andiamo avanti così, perché tanto non mi cagano. Siete stronzi però, Poi me la ricordo tanto sta cosa. Alla facciazza vostra che non siete socievoli. Va bene, allora andiamo di qua. Tieni premuto. Tra l'altro, ragazzi, posso aprire le porte così? C'è tipo un'ansia. Cioè, giusto per aggiungere terrore come se non ce ne fosse. Salve, sono FamiJ. Chiave magnetica? Gesù, grazie. Hai raccolto la chiave magnetica da un tizio molto bello. Siete sempre lì, ragazzi? Bene così. Allora, raga, io devo tornare indietro. Ho paura, sinceramente ho paura. Voi guardate la TV tranquilli. Cambiate canale, che questa è TV spazzatura. Ragazzi, sono sicuro che non... Lo sapevo! Spencer di merda! Muoviti, muoviti, lo sapevo. Vi giuro che lo sapevo. Ci avrei scommesso qualsiasi cosa. Vaffanculo! Tutto stronzo, fai come le cimici. Se a calci, cazzo, mi sa che devo correre prima che arrivi. Gli altri sono sempre a guardare la TV. Corri! Bene così. Chiudi la porta. Spencer non c'aveva bisogno della sedia a rotelle. Non è come nonno Chuck. Chiudi un po' tutte le porte per sicurezza. Va bene. Ragazzi, vaffanculo. Vi serve da lezione, ragazzi. Non date confidenza alla gente nei manicomi. Premi il pulsante sinistro per interagire. Vai, apri sta porta. Non ce la faccio più. Ok, questa dovrebbe essere l'unica zona sicura che non è ancora stata... Ok, un cazzo. Chiudiamo qua, perfetto. Non si può chiudere la porta anche... No, vabbè, mi accontento così. Cos'è? Ah, la telecamera di sorveglianza, che figo. Cioè, posso vedere qualsiasi cosa, mi sento un hacker. Premi il pulsante sinistro e mouse per sbloccare le porte principali, vai così. Non ci tengo a sbloccare le porte, però io voglio soltanto uscire. Allora, ragazzi, operazione di hackeraggio by FamiJ. Un caffè, bevi anche il caffè già che ci sei. Brutto bastardo! Chi cazzo era?
Ragazzi, dove siamo? Si è attivata la luce di emergenza. Non so chi era quel tizio, ma che demente. Chi è? Chi è? È passato qualcuno? Giuro che è passato qualcuno. L'ho visto. Vaffanculo! Chi cazzo è? Ragazzi, sto gioco è qualcosa di assurdo, cioè veramente incredibile. Non vedo l'ora di continuarlo nei prossimi episodi. Comunque, se il video vi è piaciuto, ragazzi, come al solito lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Beh, ragazzi.